A Milano il diritto alla casa purtroppo non è ancora garantito, ci sono troppe case vuote, circa 9.000 case popolari vuote sul territorio milanese e troppe famiglie in lista di attesa, circa 20.000. E ci sono centinaia di sfratti in esecuzione ogni anno. Giacomo Manfredi, sindacalista del SICET Milano. C'è una continua espulsione delle famiglie povere, dei lavoratori poveri di questa città che non possono accedere al libero mercato perché ormai è fuori controllo. Queste famiglie, prima di tutto, sono famiglie necessarie alla città, perché stiamo parlando spesso di lavoratori della ristorazione, del terziario, delle pulizie, della logistica, dei trasporti, e quindi sono costrette a continuare a vivere nella città. D'altro canto, la continua assenza di risorse e di soluzioni abitative per questi lavoratori fa sì che sono costretti a vivere in case sovraffollate, in condivisione. Lucrezia Pecoraro, lavoro per Equa Cooperativa Sociale come educatrice. Legati alla residenza ci sono differenti accessi ad alcuni diritti, che siano dalla burocrazia all'accesso ai servizi sociali, che in un contesto dove la fragilità è evidente sono molto importanti. L'ingiustizia abitativa quindi poi si vive anche attraverso non poter accedere magari ai bandi delle case popolari, quindi è veramente complicato trovare la tranquillità di una casa per nuclei anche molto numerosi, con tanti bambini. Melika, Marocco. Io sono in Italia dal 91. Abitavo una casa come villetta, pagavo l'affitto, tanto anche la spazzatura, l'acqua, mi arriva una cifra alta. Dopo non ho potuto più pagare, mi è arrivato lo sfratto, non avevo soldi per pagare. Ho trovato una persona, mi ha detto se può venire qua a occupare una casa. Io non sapevo le sequenze di questo, se è un reato o non è un reato. Ho dovuto occupare questa casa perché avevo bisogno. Di quell'ora sempre preoccupata, vivo in ansia, sia io sia i miei figli. Ci sono tanti casi sfitti vicino dove abito io. Se ci danno questi casi, noi siamo disposti a mettere a posto. Sono Melissa Miedico, insegno diritto penale all'Università Bocconi, corso di laurea in giurisprudenza. Coordino un progetto di cliniche legali qui in questo spazio. Sicuramente la percezione è quella di una carenza grave, protrattasi nel tempo e che non vede, almeno nel breve periodo, alcun tipo di soluzione di appartamenti. Le famiglie che vediamo sono tutte famiglie che vivono in condizioni di grave disagio economico, che hanno un background migratorio e quindi questo lo espone a un'estrema vulnerabilità. Il tema è che sostanzialmente una città come Milano non ha soluzioni abitative per questa fetta di soggetti così fragili. Cura Lab è un laboratorio di ricerca interdisciplinare di urbanistica e antropologia, attivato da Politecnico di Milano e Università Bicocca. Cura Lab collabora con movimenti abitativi, attori sociali ed enti del territorio, comunità di abitanti e altre università alla produzione di una città più giusta. La ricercazione è radicata nel quartiere di San Siro, a partire da cui indaga le diverse geografie della disuguaglianza e i processi di marginalizzazione della contemporaneità. Giustizia abitativa è per noi un complesso di diritti che coinvolge molteplici sfere della vita sociale urbana. Il diritto ad una casa salubre e confortevole, non precaria. Il diritto ad un quartiere accogliente dove poter dare spazio alle proprie passioni e relazioni senza il rischio di esserne allontanati per cause economiche o altre discriminazioni. Il diritto a fare parte di una collettività in cui avere una voce e di cui condividere le responsabilità verso se stessi e gli altri, verso i beni comuni e l'ambiente. Il diritto alla mobilità, la possibilità di muoversi agevolmente, accedere ai servizi, oltrepassare i confini nazionali e internazionali. Cura Lab realizza mappature e contronarrazioni di contesti periferici che facciano emergere prospettive altrimenti invisibili. Supporta le reti locali attraverso la messa in comune delle proprie competenze accademiche e progettuali. Coproduce e discute una ricerca pubblica e situata, valorizza le conoscenze diffuse sulla città. Osserva e analizza le politiche abitative nel tentativo di orientare e migliorare l'azione pubblica. Innesca processi di pianificazione partecipata e di appropriazione e trasformazione di aree e spazi in abbandono. Cura Lab ha sede presso l'Hub di Università of Campus San Siro,
una soglia di scambio tra saperi differenti, un luogo di incontro e ibridazione del pensiero e dell'azione.